Logos Web Radio. Bentornati a Blogos Web Radio per la quinta puntata della rubrica Scrusciu, disturba il silenzio. Questa settimana il seminario Mafia ed Antimafia della Facoltà di Giurisprudenza ha ospitato Dario Riccobono, giovane referente del comitato Addio Pizzo di Palermo. Durante l'incontro si è parlato del fenomeno del racket e del possibile contenimento dello stesso grazie all'azione di imprenditori coraggiosi e consumatori critici. Ascoltiamo le parole del giovane esperto nell'intervista che Giulio Ferrante gli ha proposto per noi. La settimana passata c'era stato Don Pino De Masi che ha parlato tra le tante cose di cooperative e imprenditori che contrastano l'andrangheta in Calabria. Le vostre iniziative, appunto il vostro comitato Addio Pizzo, hanno sensibilizzato la lotta al racket e alla mafia. Volevamo sapere com'è la situazione delle aziende che tutelate, degli imprenditori, e se subiscono intimidazioni proprio per il fatto che rifiutano di pagare il pizzo e se lo Stato ascolta questo messaggio di aiuto ed è presente nel territorio. Sì, lo Stato c'è molto di aiuto, si sostiene con diciamo magistratura e forze dell'ordine, c'è un lavoro che è in simbiosi, possiamo dire. Cerchiamo in qualche modo col consumo critico di offrire un vantaggio economico reale agli imprenditori che dicono no al pizzo. Quindi tu imprenditore non paghi il pizzo, bene, i clienti te li trovano, i tuoi clienti devono aumentare. Quindi riuscire a trovare uno strumento concreto, semplice, alla di tutti per lottare la mafia, riuscire a dimostrare che stare dalla parte della legalità non solo eticamente giusto ma anche economicamente conveniente, quella è la sfida, e quindi col consumo critico proviamo a far questo, a dar forza a questi commercianti facendo aumentare i loro clienti. E una sfida che appunto va avanti da tanti anni sul pizzo, sul racket, purtroppo bisogna ricordare che è uno dei principali introiti dei vari sodalizi criminali. Ultimamente il racket è una triste realtà anche al nord e all'estero, purtroppo. E come si può fermare questo fenomeno al nord Italia o all'estero, insomma in territori dove non c'è una percezione da parte della gente comune? E però esiste questo problema, insomma, ed è molto presente. Sì, questa è la domanda delle domande, cioè trovare una risposta è difficile. Sì. Noi quello che vogliamo appunto testimoniare, appunto girando l'Italia diamo appunto testimonianza di ciò, è il fatto che c'è possibilità di incidere, c'è la possibilità, più di quanto noi siamo portati a immaginare, di poter combattere la mafia ottenendo dei risultati. Vogliamo appunto che ci sia consapevolezza che il problema mafioso non è più un problema che riguarda solo noi meridionali. Ahimè, da tempo la mafia varca i confini e per certi versi diciamo appunto che la mafia è più pericolosa al nord proprio perché è invisibile e non si hanno gli strumenti quindi per combatterli. Come fare? Questa è una domanda la cui risposta va trovata nel percorso. Ci sono vari aspetti da considerare, perché soprattutto mafia al nord significano appalti, significa colletti bianchi, quindi nel momento in cui ci troviamo di fronte a situazioni, a legami, a contatti di tipo economico-politico, a scorciatoie che nel corso della nostra vita ci vengono sempre presentate, bisogna trovare la forza di dir no, scegliere dei percorsi magari più lunghi e più tortuosi, ma che sicuramente ci permettono di vivere a posto con noi stessi, quindi rifiutare ogni forma di clientelismo e di raccomandazione, quella è sicuramente una strada. Poi nelle varie realtà va calata la situazione e si capisce quali possono essere le forme. Noi di Addio Pizzo siamo nati quasi per caso, abbiamo scoperto strada facendo quale poteva essere un modo per incidere sul nostro territorio. Infine volevo parlare di Addio Pizzo Travel, perché è un'iniziativa molto singolare, non sia un viaggio nella Sicilia e facendo conoscere tutte le varie realtà che sono nate negli ultimi tempi e che sono pizzo free, insomma, un nuovo modo di guardare la Sicilia che si ribella alla mafia e a tutto ciò che rappresenta essa. Secondo te un giorno quindi si smetterà di accostare
alla Sicilia, lo stereotipo, diciamo, di coppola e lupara, di clientelismo, corruzione, racket, di tutto appunto il sistema mafioso, nascerà una realtà lontana da queste cose. Vedi un futuro del genere, un presente anzi, di questo tipo? È il nostro obiettivo, stiamo lavorando per questo. Di Pizzo Travel nasce proprio per questo, cioè cercare, offrire la possibilità da un lato a chi non è siciliano di partecipare alla nostra lotta, di fare consumo critico anche viaggiando, di sapere, di avere la consapevolezza di non dare nemmeno un euro indirettamente alla mafia, quindi andando in strutture Pizzo Free, ma soprattutto vogliamo valorizzare la bellezza della nostra terra, la bellezza che è fatta di storia, arte, paesaggi, ma che anche la bellezza della storia, di quelle persone che hanno un vissuto di lotta alla mafia e di opposizione, quindi bellezza come bellezza di posti, ma bellezza di quelle persone, quindi rivivere la storia della mafia e dell'impegno antimafia attraverso il racconto dei protagonisti. Valorizzare la bellezza è la nostra sfida, amiamo la nostra terra e vogliamo farla conoscere per questo, noi ci proviamo. Bene, mi auguro che possa andare avanti la vostra iniziativa, che vadano avanti iniziative di tante altre associazioni che collaborano per questo fine, insomma. Ti ringraziamo di cuore. Grazie a voi, vi aspettiamo in Sicilia, speriamo presto. Lo spero anch'io, grazie. L'intervista è stata curata da Giulio Ferrante e Giusy Gullo. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.